In questo video vedremo alcune delle più interessanti risorse video per i docenti che vogliono iniziare la metodologia Flipped, quella cioè della classe capovolta. Tutte queste risorse naturalmente non servono solo a chi si voglia avvicinare alla Flipped Classroom, alla classe capovolta, ma anche a tutti quelli che vogliano utilizzare delle risorse multimediali, nel nostro specifico caso dei video, per delle spiegazioni, per il rinforzo degli studenti o semplicemente per un ripasso. Quelli che vedremo è una piccolissima selezione perché le risorse video presenti in rete sono moltissime e con delle semplici ricerche si riesce a ottenere dei contributi per tantissimi argomenti di ogni livello. Quelli che vedremo noi sono i più noti e probabilmente i più diffusi. Allora, Oil Project, quello che stiamo vedendo, è un sito collaborativo in italiano, dove ci si può registrare e si può fruire di molti, molti materiali. Come vedete, ci sono vari argomenti, biologia, chimica e molto altro. E le video lezioni sono spesso molto complete perché, oltre ad avere un video di spiegazione, oltre ad avere, un ripasso in termini di spiegazione frontale, hanno anche, per esempio, degli esercizi. Notiamo il caso di Leopardi, in questo caso vediamo che c'è un'introduzione, c'è poi un'analisi del testo molto dettagliata che non ha nulla da invidiare ai libri di testo. Si possono porre anche delle domande, c'è, come vedete, pubblicità in quanto il sito è gratuito. Poi, come vedete, ci sono dei video collegati, in questo caso il passero solitario e tutta un'altra serie di contributi su Leopardi. Ci viene detto chi è il relatore e eventualmente tutte le risorse connesse a questo. Sono presenti anche esercizi di autovalutazione e questo rende il portale non solo una risorsa ottima per il ripasso, lo studio, ma anche proprio per l'esercizio. Questo è oilproject.org. Questa che vediamo qui invece è la celeberrima Khan Academy, nasce da un progetto di un giovane indiano. Khan Academy ospita al suo interno tantissimi video didattici, per lo più in inglese, ma non solo, e lo slogan è quello che chiunque possa apprendere qualunque cosa tramite, per esempio, questi video. Gli argomenti sono molti. Naturalmente c'è un menu, come vedete, che può raffinare qualunque tipo di ricerca. I video in genere sono molto ben presentati, questa vedete è l'interfaccia, coprono moltissimi argomenti, sono peraltro anche ben curati dal punto di vista della presentazione del prodotto e hanno una serie di approfondimenti anche, come vedete, successivi al video. È una risorsa molto utile, specie per il CLIL, per chi cioè voglia dare ai ragazzi delle risorse non necessariamente in italiano. Questa invece che vediamo è un'altra risorsa in italiano, è un canale YouTube, Repetita Treccani. Ci sono anche qui moltissimi video costruiti in maniera anche a volte molto simpatica, tramite per esempio dei personaggi che rappresentano, che so, gli autori della letteratura italiana sotto forma di cartone animato. Prima di un video, e qui lo stiamo notando, è possibile che compaia della pubblicità perché naturalmente anche questa è una risorsa gratuita. In questo caso abbiamo preso l'epica francese, le chansons de geste, e ecco, come vedete, anche la cura formale è particolarmente interessante. È molto accattivante la grafica, non si parla di lezioni soltanto frontali. Questo è Repetita Treccani. Quest'altra risorsa, studenti.it, molto nota, specie agli studenti, presenta contributi vari, di qualità varia, alcuni molto ben fatti, altri invece diciamo di un livello medio, medio-basso. Questo invece che vediamo è 29 Lode, è un altro canale di YouTube dove anche in questo caso ci sono molte lezioni. Per esempio, qui prendiamo ora una lezione di fisica. Quello che noterete è che, oltre alla pubblicità, perché ripeto, anche questa è una risorsa
gratuita, non a pagamento, noteremo che ci sono tutta una serie di dimostrazioni che vengono molto ben spiegate dal docente e che in qualche modo riescono a rendere ai ragazzi quella che è una spiegazione alla lavagna. Ora, da questo esempio si vedrà molto bene, ecco, in questo caso, specie ingrandendo il video, si notano tutti i passaggi di quella che è la dimostrazione, in questo caso di un determinato argomento. Qui abbiamo fisica 1, urti, sistemi a massa variabile. Come vedete il livello è anche molto alto, cioè vale a dire quello accademico universitario. Poi, proseguendo sempre su YouTube, questo invece è un canale più generalista, istruzione.it, anche qui ci sono molti moltissimi contributi, volendo si può raffinare una ricerca, lo vediamo nella parte destra, istruzione primaria, università, apprendimento permanente. Di nuovo su YouTube, questo è anche qui celeberrimo sito del TED-Ed, ci sono molti contributi di grandi innovatori, a volte troviamo anche risorse assolutamente usabili in ambito scolastico, a volte invece sono contributi che meno hanno a che fare con l'apprendimento didattico in sé per sé. Questo che vediamo è SchoolTube, invece anche qui ci sono molte risorse in inglese, il principio è molto simile a quello che abbiamo visto di YouTube perché si tratta di un repository di video didattici. TeacherTube ha lo stesso identico funzionamento di quello che abbiamo visto un attimo fa, generalista. Al suo interno ci sono molti video di qualità variabile perché i contributi sono aperti a tutti. Anche questo è un sito abbastanza interessante, molto molto ricco di contenuti, si chiama watchnolearn.org, sono per lo più in inglese, ci sono molti argomenti che vediamo qui nella parte sinistra e all'interno tantissimi video. Qui la qualità è medio-alta, però i contributi sono pressoché tutti in lingua inglese. Torniamo invece a risorse italiane. Questo è un grande patrimonio per la scuola e non solo, ed è il sito della RAI, RAI Scuola. Il sito della RAI consente di avere un archivio molto molto vasto, anche di documenti soprattutto per lo studio, utili per lo studio della storia contemporanea. Ho cliccato ora in questo link. Da qualche tempo il sito RAI Scuola si è messo proprio a disposizione dei docenti e previa registrazione è possibile costruire, ecco, le proprie pianificazioni didattiche, in questo caso. In questo quadro di attenzione alla complessità, di attenzione alla costruzione organizzata dei contenuti per l'apprendimento, delle risorse di apprendimento, il lesson plan, che è una risorsa tradizionale, la costruzione di lesson plan era una pratica che precedeva anche tutti i discorsi sulla scuola digitale, molto familiare, diciamo, soprattutto fuori dall'Italia, nel mondo anglofono. Il lavoro sui lesson plan, diciamo, era una delle raccomandazioni, una delle attività di costruzione dei contenuti. Oggi direi che il lavoro sui lesson plan è un lavoro in cui molta attenzione viene posta proprio alla costruzione delle attività didattiche, non necessariamente solo delle lezioni frontali, alla costruzione di attività didattiche che sono basate attorno a un nucleo articolato, ma pensato, costruito di contenuti. Quindi il lesson plan è un mix, se vogliamo, di appunti dell'insegnante per sé medesimo, su come organizzare le lezioni, su quali sono i punti fondamentali, se si tratta di una lezione tradizionale è una specie di scaletta, ma anche se si tratta di attività diverse dalla lezione frontale è una specie di scaletta, in un ambito televisivo potremmo dire quasi costruzione di un format della lezione, design della situazione di apprendimento. Ecco, questo tipo di attività può essere aiutato da strumenti che facilitano costruzione di scalette, costruzione di format, indicazione di quelli che sono i contenuti che possono essere utilizzati. E lo strumento di creazione di lesson plan che è stato pensato per RAI Scuola, che è uno strumento nella cui ideazione ho avuto anch'io un
qualche ruolo, quindi di per questo diciamo che questo dipartimento di Bologna cerco di proporre e di spiegare quello che secondo me è il modo e la funzione che vorremmo attribuire a questo strumento. E questo strumento ha avuto una prima incarnazione in cui sostanzialmente era semplicemente un meccanismo di costruzione di playlist di contenuti. Ci sono contenuti video del portale messi in scaletta uno dopo l'altro, era una specie di playlist dei contenuti che l'insegnante poteva usare, dunque non era un vero strumento di creazione di lesson plan. C'è il palinsesto. Abbiamo cercato di rafforzarlo in questa nuova versione, aprendolo sia alle note personali degli insegnanti, che quindi possono usarlo per strutturare in qualche modo la lezione o le attività, sia a contenuti che possono venire anche dall'esterno rispetto al serbatoio di Rai Educational. Cosa non banale su un portale di Rai Educational, oggi Rai Cultura, cosa non banale perché aprire a contenuti esterni naturalmente implica un processo in qualche modo di validazione, sono contenuti funzionali, non ci sono problemi di violazione del copyright. Noi in questo chiediamo anche molto la collaborazione dei docenti. Tenete presente nel costruire un vostro lesson plan ospitato sul nostro sito che soprattutto se il lesson plan è pubblico, ma direi in generale come buona pratica di costruzione, i contenuti devono essere contenuti selezionati in funzione della loro validità e quindi anche in funzione di chi è che li ha messi in rete, presi possibilmente dai siti o dai canali YouTube di chi effettivamente ha prodotto quei contenuti, in modo da avere la garanzia che c'è un'autorizzazione implicita all'uso e all'uso didattico alla messa in rete. È una costruzione che in qualche modo possa essere base di pratiche replicabili anche da altri insegnanti. La condivisione non è soltanto una semplice condivisione di una scaletta di contenuti, visto che il lesson plan diventa più articolato, più complesso, la condivisione diventa anche una condivisione di pratiche didattiche e da questo punto di vista la riusabilità è una caratteristica che naturalmente è particolarmente importante. Quindi la sollecitazione è a testare questo strumento, provarlo, è ancora in una fase abbastanza sperimentale, farci avere tutte le osservazioni e le indicazioni che possono aiutare a far migliorarlo ulteriormente, ma cominciare subito a utilizzarlo. I docenti. Come vedete Rai Scuola mette non solo a disposizione video ma anche materiale iconografico. In questo caso siamo nell'archeologia, qui abbiamo un tripode e corredato naturalmente di didascalie. Questo tipo di studio è inutile dire è particolarmente utile per un approccio storiografico soprattutto con le fonti che spesso il libro di testo non riesce a soddisfare per ovviamente un limite fisico derivante dalle pagine e dalla selezione che gli autori del libro hanno fatto. Quindi per concludere, chiunque voglia avvicinarsi alla Flipped Classroom e non solo può fare riferimento fra le altre, fra i tantissimi siti abbiamo detto Oil Project, Khan Academy, che è questo, YouTube e i suoi vari canali e tutto l'ecosistema Rai che riserva tantissime sorprese, specie nelle teche. Le teche Rai che presentano per esempio dei video estremamente interessanti anche per lo studio del costume italiano, ad esempio degli anni 60 e 70. Tutti questi video, ripeto, non dobbiamo ancorarli necessariamente a quella che è la Flipped Classroom, perché sono degli strumenti utilissimi da usare in aula, per peraltro commentarli con i ragazzi, ma anche per assegnarli a casa per un ripasso o anche per delle spiegazioni di contenuti non particolarmente complessi.